Thanks to Sony Ericsson Italia, ho il piacere di avere tra le mani un Xperia Arc. Il box, come potete vedere, ha la forma tipica dei telefoni Sony Ericsson. Sul retro le principali features di Xperia Arc. Proviamo ad aprire la scatola, vediamo all'interno che cosa troviamo. Ovviamente in pole position c'è il nostro telefono. Arc è disponibile in due colorazioni, in silver con box verde oppure nella tonalità Blue Midnight con il box azzurro. All'interno della confezione troviamo come prima cosa il cavo micro USB. Interessante il fatto che abbia un connettore ad L per collegare il cavo micro USB al telefono. Ok, vediamo cos'altro c'è. Il connettore HDMI per collegare il nostro Xperia Arc a un televisore che ovviamente supporta la porta HDMI. Poi il caricabatterie, non so se riuscite a vederlo, ma è un caricabatterie Green Art, molto compatto. Questi sono gli auricolari, jack standard da 3,5 e all'interno potete trovare anche dei cuscetti per sostituire gli auricolari. Poi abbiamo la batteria BA750, non so se riuscite a vederlo, ma è da 1500. Cos'altro c'è? Il libretto poi la garanzia. Perfetto, chiudiamo la scatola. Riprendiamo in mano il nostro telefono e vediamo un po' com'è. Allora, prima cosa che ti stupisce è inevitabilmente il suo peso, cioè pesa poco più di un etto. Sul retro troviamo l'indicazione HD, il secondo microfono, che serve per ridurre il rumore di fondo all'interno delle conversazioni. Proviamo a togliere la scocca per inserire la batteria e fare il primo boot. Scocca alla plastica, è di plastica, mi sembra comunque resistente. Alloggio SIM, c'è una micro SD da 8 giga all'interno, gancetto da polso, inseriamo la batteria. Inseriamo la batteria e poi così ce la possiamo guardare un po' con calma. Arc registra video in HD a 720. La scocca comunque, sento che il gioco della plastica è buono, non sento particolari scricchioli. Ok, tre pulsanti frontali, molto sottile, arriva, se non ricordo male, a 8,7 mm di spessore. E adesso lo appoggiamo qua e lo guardiamo un po'. Ora passiamo ad accenderlo. Il boot parte col logo di Sony Ericsson. Slide e selezioniamo la lingua italiano. Ok, sì, non ho la SIM. Accettiamo le condizioni e voilà. Ok, mi sento un po' impacciata, però la reattività del touchscreen mi sembra molto buona, anche se c'è la pellicola. La home è tipica, mi fa sentire a casa. Giretto nelle impostazioni principali. Ok, perfetto. Allora, se si preme il pulsante in basso a destra, le icone tremano e si possono riordinare. Torniamo nelle impostazioni. Allora, Sony Ericsson Arc monta la versione attualmente installata di Arc, è la 2.3.2 e monta un processore da 1 GHz Qualcomm con Adreno 205 come GPU, molto buono per le accelerazioni hardware. Ok,
postazioni varie. Ok, se clicco su Sony Ericsson posso scaricare le impostazioni di connessione per la scheda. Non c'è più MediaScape. Proviamo adesso, c'è un equalizzatore qui. Proviamo la fotocamera. L'ARC monta un reality display TFT da 4,2 pollici e supporta il motore Bravia per ottimizzare foto e video. Ok, proviamo a fare una foto. La risoluzione è 854x480 pixel e la fotocamera è da 8,1 megapixel. Ora c'è abbastanza luce per fare una prova video e testare il sensore Exmor R, quindi magari lo riguardiamo in un altro momento. Interessante che sulla fotocamera a sinistra c'è il menu per la gestione dei vari parametri per acquisire la foto, mentre sulla destra ci sono altre impostazioni tipo per visualizzare la gallery. Andiamo a scrivere un SMS per testare la tastiera. Ok, i tasti sono ben distanziati. Sto usando l'app di default per gli SMS, non ho ancora ovviamente installato altre app. La reattività mi sembra buona, anche l'orientamento dello schermo. In orizzontale, se devi scrivere una mail, mi sembra decisamente molto più comodo a due mani. Proviamo a scrivere qualcosina. Beh, cioè l'interessante è che comunque sì, la reattività è buona, si sente anche una leggera vibrazione tattile ogni volta che digiti su un tasto. E, sì, le sensazioni a caldo su ARC è che lo sento leggero, esteticamente molto bello. Il multitouch è capacitativo, risponde bene. Le plastiche sembrano resistenti. Il vetro è antigraffio. Ah, forse non l'avevo detto prima, adesso non mi ricordo, comunque la RAM è da 512 mega, mentre per quanto riguarda la capacità di archiviazione sono micro SD fino a 32 giga. Ora lo metto a riposo e ci rivediamo quando l'avrò stressato un po'.